Notte di Stelle Fashion Night, settima edizione qui in Piazza della Libertà a Tolentino. Siamo con uno degli organizzatori, Edoardo Mattioli, presidente dell'associazione Pro Loco TCT. Un altro grande successo. Sì, mi sembra che il pubblico abbia risposto benissimo, quindi il successo dovrebbe essere stato più che positivo. Naturalmente quest'anno c'erano molte più aziende, c'è stata una richiesta maggiore di partecipare a questo evento moda. Io vedo in giro parecchie sfilate grazie al seguito con Moscatelli e Chiara, ma possiamo definire la sfilata di Tolentino la più grande, la più bella che si svolge nella nostra provincia. Forse ci siamo un po' allungati con i tempi, però ecco, il pubblico ha resistito fino alla fine, il tempo ci ha assistito. Io sono soddisfatto, spero che siano soddisfatti anche coloro che hanno partecipato sopra la passerella e coloro che erano sotto la passerella a vedere queste bellezze della moda. Un grande evento dietro a cui c'è tanta organizzazione. Beh, l'organizzazione ce n'è un bel po'. Io dicevo prima, facendo un conteggio di tutte le persone che hanno lavorato in questi due mesi di preparazione e quindi anche stasera dalla parte tecnica, cioè all'esterno della passerella e dietro la passerella, possiamo contare all'incirca 150 persone. Quindi è uno spettacolo fatto in economia, perché è uno spettacolo fatto in economia. E far lavorare tanta gente e mettere insieme tanta gente è un buon successo anche questo. Dalle prime edizioni di Amici direttamente a Tolentino, Francesco Capodacqua, tante le imitazioni che hai fatto questa sera, ma non solo. Sì, io mi diverto, poi comunque in queste situazioni dove c'è molta gente di cuore, perché Tolentino ha partecipato molto col cuore stasera, vediamo un sacco di persone proprio affascinate da questi vestiti, dagli abiti, dallo spettacolo che si è creato. Io mi sono sentito a casa, quindi facendo le imitazioni era un po' stare con loro, abbracciarli, quindi se si sono divertiti sono contento, ecco. Dopo il talent show, com'è proseguita la tua carriera? Allora, ho fatto musical a teatro con Giulietta Romeo, Riccardo Cocciante a teatro, Arena di Verona, musical con altri ragazzi di Amici, Footloose, in giro per l'Italia. Musical teatrali in inverno ed estate, molte piazze come queste, o con la band, o da solo, o presento anche, insomma, all'occorrenza faccio tutto quello che c'è da fare. La tua passione per il canto però è sempre cresciuta. Sì, sì, è rimasta sempre quella e poi è cresciuta sempre di più, è maturata e adesso mi rapporto col pubblico in maniera molto più matura, mi sento più sicuro di me rispetto a qualche anno fa, dei tempi di Amici, quando era ancora in bianco e nero Amici ai tempi. E durante la tua performance di questa sera hai ricordato un'iniziativa solidale molto importante. Molto importante perché? Perché Paolo, io ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente per 3 mesi a Imola, è un centro di riabilitazione a Montecatone. Mia madre ha avuto purtroppo un incidente in casa e quindi anche lei paraplegica. Infatti Paolo mi saluta, infatti è proprio adesso che sento urlare. È proprio perché è un ragazzo di cuore e lui era l'esempio dell'istituto come attività, come non arrendersi mai. Infatti lesi, non arresi, dice tutto. Infatti sono contento che il 26 e 27 settembre la gente possa partecipare e sia fatta pubblicità stasera per questo evento benefico.